Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Mi sono preso questo piccolo spazio perché volevo, a distanza di qualche giorno di tempo, commentare quello che è successo nella partita col Cagliari. È la prima volta che parlo, diciamo, non in diretta del Parma, ma mi sembrava doveroso farlo perché domani andiamo ad affrontare il Cagliari in casa con un unico risultato possibile, cioè vincere. E partiamo dall'inizio. Partita contro il Cagliari, partita con un primo tempo mai visto, cioè nel senso che io a fine primo tempo veramente credevo di avere un'altra squadra, cioè nel senso che 2-0 in casa del Cagliari con carattere, Cagliari che non ha fatto praticamente niente. 2-0 meritatissimo, già subito al decimo minuto, fraseggio velocissimo e gol finale di Benedikt. Poi dopo 3 minuti tiro di Vasquez fuori di poco, al 26esimo gol di Som in contropiede, bel fraseggio, Som che doveva magari tirare subito invece e ride addirittura il suo avversario, fintando di qua e di là, destra e sinistra, alla fine scarica in rete. Sinceramente, con un 2-0 così, un Cagliari che il primo tempo ha annichilito, a mio avviso, non ha fatto niente. Io mi aspettavo, sinceramente, ho detto 2-0, poi vado a giocare al Tardini, anche se finisse così, abbiamo un vantaggio di 2 gol, con 2 risultati possibili. E poi niente, poi succede quello che è successo, altre volte, e le colpe sono di più di una persona. Ma un secondo tempo assurdo, un secondo tempo in cui da 2-0 ricominci con il solito carattere del secondo tempo, cioè un Parma che una volta che è in vantaggio si riposa e partiamo col fatto che prendiamo gol su ovviamente l'ennesima cazzata di uno dei nostri difensori perché una volta è l'innominabile Osorio, una volta è Valenti, una volta è Cobo che si alternano partite belle anche una volta ogni tanto, beh, Osorio quasi mai, però gli altri invece sì, con partite invece diciamo ripilanti, partite rovinate da cazzate e niente. A questo punto ci troviamo, cazzata di Cobo 2-1. E uno dice, vabbè, 2-1, comunque grandissimo risultato, fuori casa, comunque tutto ancora da giocarsela in casa. Poi sei in vantaggio, quindi insomma 2 risultati su 3, belli tranquilli, andiamo a farci il ritorno con quasi la finale in tasca. E invece? Invece no, perché dopo invece sul 2-1 il Parma si caga addosso, come fatto tante volte in campionato, torna il vecchio Parma che trema e alla fine, a mio avviso ingiustamente, e a mio avviso ingiustamente per la no maggior parte delle testate giornalistiche ovunque leggerete che quasi tutti dicono o fallo sul portiere, scegliamo noi, perché se andate a vedere c'è una mano così di Lapadula sul nostro portiere. Quindi fallo non fischiato su Cicci Zola, Cicci Zola che comunque non dà le garanzie che dà Buffon, cioè è un bravo portiere, ma purtroppo Buffon e i suoi problemi di anzianità, diciamo così, che normali, perché no, è normale, mentre Cicci Zola, giovane com'è, comunque fa di quelle cappelle ogni tanto, non è questo il caso secondo me, quindi Cicci Zola fa il suo dovere, ma gli viene messo una mano addosso completamente dalla Padula. Azione che continua dopo questo fallo che andava fischiato, e a questo punto c'è il generoso Miaila che, diciamo, secondo me in questo caso non ha grandi colpe perché sta per spazzare il pallone che stava andando sul fondo e qualcuno, cioè l'attaccante del Cagliari, furbissimo. Va a fare un passo di danza o di karate davanti, gli mette un piede praticamente, diciamo, davanti, ma ragazzi, come io sto rinviando, uno mi mette un piede addosso per far sì che il mio piede scalci il suo e viene fischiato a rigore.
Ok, uno potrà dire, ah beh, ma intenzionale o no, quello è calcio di rigore. Sì, però se questo tipo di fallo fosse un fallo fischiato sempre, noi avremmo almeno il doppio dei calci di rigore in tutto un campionato, perché tante volte si spazza il pallone in area da parte dei difensori, che sia dritto per dritto, tu sei girato giusto, dritto per inviare verso la porta avversaria, o che tu sia girato di spalle, che stai andando sul fondo, non vuoi farla andare in calcio d'angolo, la rinvii con forza, io ti metto un piede in bocca, un piede davanti al tuo piede, e è ovvio che mi colpisci, perché comunque è un piede che scalcia una palla, quindi si alza, diciamo, questo piede che calcia, tu gli metti davanti un piede, loro sarebbero tutti rigori. Infatti, se guardate anche arbitri ormai in pensione, ma comunque di una certa levatura, di una certa fama, hanno detto che assolutamente quello non è calcio di rigore tutta la vita. Quindi è lì, vabbè, tagliamo il discorso polemico sul fatto di dire perché non è rigore, così. Comunque sta di fatto che quello al 90% di tutte le testate, di tutti i giornali, hanno detto che non era un calcio di rigore da dare, che è stramega dubbio perlomeno, che comunque è generosissimo, una roba assurda. Quindi, fama che comunque ha il torto di avere paura sul 2-1, Dio cosa è successo, e niente, per una cosa alla fine che non era calcio di rigore, per un fallo di pochi secondi prima su Cicizzola non fischiato, si ritrova sul 2-2 per un calcio di rigore contro inesistente. 2-2, tu dirai, vabbè dai, pareggio, accontentiamoci ancora, giochiamo in casa, comunque dai, siamo messi ancora bene. No, perché bisogna essere, bisogna farla proprio bene la cosa, quindi cosa facciamo? Anche se restano 3 minuti in croce da giocare, così noi abbiamo ovviamente una paura atomica a questo punto. Non siamo più la squadra del primo tempo, no? Stellare, incredibile, che non fa ragionare l'avversario, che fa gol, incredibile. No, ci ritrasformiamo in cacasotto. Risultato: in soli 3-5 minuti, noi becchiamo il 3-2 addirittura. Riusciamo addirittura a beccare il 3-2. E a quel punto lì, adesso, cari miei ragazzi, io volevo dire, allora, con questo 3-2 praticamente rischiamo di giocarci una stagione, perché alla fine siamo arrivati lì quasi per miracolo. Siamo arrivati lì che i playoff da quarta classificata, cioè abbiamo stati anche fortunati, oltre ad avere un rendimento incredibile nelle ultime 8 giornate, ma ci siamo arrivati ed è un peccato giocarseli così, cioè da 2-0 finire 3-2. E quindi, che dire? Che dire, dico che giochiamo domani, io sinceramente non sono fiducioso, spero di ricredermi, spero che il Parma faccia una partita stellare, perché stellare deve essere, perché il problema cos'è? Non è tanto fare un gol. Il Parma in 90 minuti un gol, secondo me lo può fare. Cioè, che sia all'inizio, che sia dopo, lo fa il gol. Il problema è che fatto questo gol, o lo fai al 95esimo, o se no tu la garanzia di portare a casa il risultato non ce l'hai. E dopo l'ultima partita vista, neanche dire fai due gol sei tranquillo, anche se giochi al Tardini, perché non vuole dire niente. Anzi, il Cagliari, se tu lo attacchi al Tardini, in contropiede è pericoloso. Quindi diciamo che ci vuole la partita perfetta, la partita veramente perfetta. Niente, chiudo con, vabbè, grande amarezza, perché comunque, ripeto, io credevo di avere la finale in tasca, perché sul 2-0 credevo di avere la finale in tasca. Ci siamo ritrovati con un'amarezza terrificante, a perdere 3-2 addirittura, da 2-0 iniziale. Adesso giochiamoci ovviamente la seconda parte, quindi il ritorno al Tardini che deve essere una bolgia totale, cosa che non credo che sarà, cioè, che sarà un tifo sicuramente migliore del solito, ci credo. Che sia una bolgia non ci credo, perché comunque noi come tifosi sì, siamo una bella tifoseria, corretta, tutto quello che è, però ragazzi io la tifoseria di Cagliari, cioè, caldissima, cioè nel senso, lì, cioè, la metà di loro fa il doppio del casino di noi, cioè c'è poco da fare, cioè, ragazzi, avete visto l'allenamento del Cagliari? Cioè, sono andati a vedere l'allenamento incitandoli come se fosse la finale di Champions, cioè, quindi lì c'è una tifoseria e una città, tutto galvanizzatissima, sono carichi a pallettoni, cioè, nel senso,
noi dovremmo essere di più. Quindi io, ripeto, ci sarebbe da godere come dei ricci a riuscire domani a fare una partita perfetta e mandarli a casa con la coda fra le gambe. Però io ci spero, però ripeto, non ci spero come altri che dicono figurati noi tranquillamente tardini, un gol di differenza. Sì, ho capito. Però la partita deve essere perfetta, perché se te pensi che il Cagliari venga lì e in quei 95 minuti si arrenda, anche se tu sei 2-0, l'abbiamo visto cosa ha fatto a Cagliari, cosa credete? Che vengono qua e sì, dai, ho beccato gol del Parma, sto qua. Il Parma, se è attaccato, se non ha carattere, non ce la fa tenere l'1-0, ma neanche il 2 abbiamo visto, in casa o fuori casa non cambia niente. Se poi, speriamo di no, perché almeno godercela un po' fino in fondo. Se dovessimo, in modo malaugurato, prendere un gol noi prima, cioè siamo fottuti. Perché se prendiamo un gol noi, il primo gol lo segnano loro, noi siamo fottuti. Perché quella squadra qua è distrutta. Cioè su 1-0 Cagliari sarebbe distrutta, che questo venga all'inizio, che venga a metà partita. Quindi speriamo che non accada. Io spero che non sia un Parma, diciamo, all'arrembaggio totale subito, un Parma che deve essere super concentrato in difesa. Purtroppo, vero tallone d'Achille di questa squadra, la difesa, perché per la Serie B, e sottolineo per la Serie B, questa squadra qua è una squadra che va bene, però non ha difesa. Quindi il problema è che se questa squadra in Serie B gli fai una difesa, diventa una squadra da prima in classifica e non ce n'è per nessuno, perché il centrocampo va bene, specialmente se lasci su Esteve, si dice che tirarlo giù, e l'attacco fa benissimo, e niente, un problema è la difesa. Difesa che senza tutti quei gol presi da Polli, saremmo già primi, saremmo già in Serie A, è finita. Quindi, infine, voglio dare tutte le colpe che ha a Pecchia, perché comunque secondo tempo hai fatto dei cambi che hai rovinato la squadra. Squadra che sul 2-1 comunque si è comunque disunita, tutto quello che vuoi. Però i cambi sono stati assolutamente penosi. E comunque io piuttosto che, cioè deve essere morto Esteves per farlo uscire e far entrare Juric. E soprattutto vedendo le ultime prestazioni di Mann e di Mihaila, non li puoi far entrare. Non li puoi far entrare se non ma gli ultimi minuti, cioè, ma proprio gli ultimi. Perché guarda cosa entra, cioè falli e basta, anche Mann falli, non un'azione. Mihaila che anziché starsene in attacco e fare l'attaccante va a fare il difensore, e poi quello che è successo, ripeto, secondo me non è assolutamente fallo, e secondo anche la maggior parte dei siti, delle testate giornalistiche, però Mihaila non deve essere in area di rigore a difendere per la palla che sta finendo in calcio d'angolo. Mihaila deve stare dal centrocampo o appena davanti in avanti, non può andare in area di rigore nostra. Dai, inutile, l'attaccante che aiuta, non sono capaci di difendere quella gente lì, non sono capaci. Quindi niente, finisco, ci vediamo domani. Domani io non vi garantisco nulla, perché ho fatto bene a non fare la telecronaca. Potevo farla, ma sono arrivato a casa tardissimo, a 50 minuti dall'inizio del match, quindi ho cena, mica cena, insomma, sarei stato con l'acqua alla gola. Non è tanto quello, ma il fatto che comunque avevo il presentimento e ho detto, cosa succede? Figa Parma, che invece che perdere 1-2-0 a Cagliari va a essere in vantaggio 2-0 in un tempo. Quindi un po' mi dispiaceva, ma se penso all'incazzatura che avrei avuto a beccare i tre gol e finire 3-2, secondo me mi sentivano qua 2 km. E se non regolavo l'audio, avreste sentito come sempre gracchiare tutto, perché avrei sbraiato come un matto di incazzatura. Quindi niente, io domani sinceramente vorrei farla. Cioè, scusate, domani. Oggi io vi sto registrando. Sì, domani. Sì. Esatto, scusate, mi stavo confondendo con le giornate. Esatto, oggi è venerdì, quindi io domani vorrei fare la cronaca, ve lo dico subito, lo saprete in giornata, che sia la mattina o pomeriggio. L'intenzione è quella, se non succede niente di particolare dovrei farla, però sono molto, come dire,
in agitazione per sta cosa, perché sinceramente è una partita molto, molto delicata e vabbè, potrebbe essere veramente una tristezza come una gioia immensa. Quindi diciamo che sono per farla in ogni caso. Spero di non dovermene pentire, perché comunque ovviamente condividerla con voi crea ancora più tensione e come dire. Cioè, diciamo psicologicamente è ancora più pesante la cosa che viverla da solo, ovviamente. Si condividono le emozioni, si amplificano. Quindi, vabbè, niente. In ogni caso, forza Parma, con o senza la mia radiocronaca di domani, vedremo. E niente. Però ricordiamoci che questa partita qua è stata una vera vaccata, dai, diciamolo, perché da 2-0 fino a 3-2 non doveva succedere e noi dovevamo farci la finale probabilmente col Bari, perché stasera credo che con tutto quello che il Sud Tirol mi è simpatico, però credo che non ce la possa fare anche col Bari a conquistare la finale. E si vedrà, il calcio, guardate, io ieri ho seguito il Brescia, cioè Brescia-Cosenza. Cioè, io se ero un tifoso bresciano, sicuramente non davo fuoco alle auto o roba del genere, però sarebbe stata una tristezza che in confronto anche quel del nostro 3-2 col Cagliari, in recupero così da 2-0, in confronto niente. Cioè, ragazzi, trovarsi al 94esimo e 20 secondi con 5 minuti di recupero, trovarsi in vantaggio 1-0, trovarsi che ti giochi tutti i supplementari ed eventuali calci di rigore per conquistare la Serie A, invece di questo ti ritrovi che uno dei tuoi compagni, il giocatore del Brescia, fa la cazzata e tu ti becchi il gol di testa e quindi a 30 secondi dalla fine ti fotti le possibilità di restare in Serie B, ti ritrovi in Serie C, è qualcosa di terrificante, perché a 30 secondi dalla fine, a chiunque succeda e si giochi una cosa importante, diciamo. Capisco che psicologicamente sia da andare a terra, veramente da andare a terra e sottoterra. Niente, ragazzi, forza Parma per domani. Speriamo di vederci e di sentirci. Grazie mille per l'ascolto e alla prossima. Ciao.